Nino Librandi, segretario generale della CISL di Messina. Il mondo del lavoro inevitabilmente è con il fiato sospeso e guarda con grande attenzione e preoccupazione a quelle che sono in questo momento le misure che si andranno ad esplicitare rispetto al decreto, all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Conte, a quelle che sarà il prossimo immediato futuro. La CISL in questo momento ha acceso i riflettori soprattutto su cosa? Allora, noi intanto soprattutto accendiamo i riflettori sulla questione legata alla sicurezza. La sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza all'esterno dei luoghi di lavoro, soprattutto per evitare di vanificare tutti gli sforzi sino ad oggi fatti da tutti, dai commercianti, dagli artigiani, ma dalla gente comune che rimanendo a casa ha fatto sì che diciamo, questo virus si riducesse al minimo in termini di contagio a Messina. Quindi bisogna ripartire sì, perché comunque l'economia comincia ad avere forti difficoltà, soprattutto quella cittadina che già sconta diciamo, delle difficoltà strutturali che da anni affrontiamo sul territorio, ma ovviamente bisogna ripartire senza creare danno, ripeto, evitando di vanificare tutto quello che è stato fatto. Rispetto a quello che è il tessuto proprio di Messina e provincia, quali sono le preoccupazioni che arrivano dal mondo del lavoro rispetto a quelle che sono le indicazioni del governo? Allora, le preoccupazioni più forti intanto sono quelli dettati dalla grande aspettativa che tutti avevano da quanto dichiarato a mezzo stampa dai vari soggetti politici, dai governi nazionali, regionali e anche territoriali, che diciamo che da oggi in poi le attività potevano riprendere quasi in normalità, ovviamente gradualmente. La città di Messina, che sicuramente a grande maggioranza è costituita da piccoli imprenditori e piccolissimi imprenditori artigiani. Quindi rischia da un lato non avendo supporti reali, perché abbiamo visto in questi giorni che tutto quello che è stato, diciamo, esternalizzato in termini di dichiarazioni, poi nella realtà è molto complicato averlo, dalla liquidità, economica, dalla questione degli affitti, dal blocco dei mutui, da tutto quello che è successo attorno alle 25.000 euro che vengono dati agli imprenditori, quindi legate alle banche. Abbiamo visto negli articoli di stampa dei giorni scorsi che ci sono stati molti problemi alla fine operativi, che alla fine non danno risoluzione immediata agli artigiani e ai piccoli imprenditori. È normale che tutte queste attività che dovranno ripartire hanno necessità anche di strutturare in termini di sicurezza le proprie attività, quindi negozi, laboratori e quant'altro. In città un altro problema che c'è è quello del reperire tutte queste attrezzature e dall'altro lato capire come in qualche maniera si possono ammortizzare questi costi, perché comunque ogni imprenditore, ogni artigiano, per mettere in sicurezza l'azienda per poter operare, dovrà fare degli investimenti che in un momento così incerto si rischia che diventano vani. Bisogna che portare avanti gli incontri con la prefettura, creando le cabine di regia uniche, trovare il modo graduale per ripartire in base alle esigenze, diciamo, anche del territorio, perché comunque le esigenze di Messina sicuramente non sono le stesse esigenze di Roma, di Milano, di Torino, quindi bisogna capire quali sono le filiere da far partire gradualmente il riferimento comunque anche ai decreti e fare in modo di supportare questi imprenditori che debbono ripartire e soprattutto quelli che rimarranno fermi per un altro periodo. Perché noi stiamo andando verso una strada che tiene alcuni artigiani ancora fermi e li porterà al collasso. 30 giorni sono un discorso, lasciare lavoratori senza stipendio 2 mesi, 3 mesi diventa veramente devastante. Noi che ci piaccia o no, io capisco che certe volte è brutto anche sentirselo dire, noi ci dovremo confrontare nei prossimi mesi, sicuramente con le nuove povertà. Noi dobbiamo intervenire su queste problematiche perché non dare supporto immediato agli artigiani, agli imprenditori e di riflesso ai lavoratori, perché se c'è l'azienda c'è anche il lavoratore che lavora all'interno dell'azienda, significa rischiare di far andare in default totale il sistema economico della città. In questo momento gli strumenti in qualche maniera sono in piedi, hanno di bisogno, come dicevo poco fa, di una rapidità in termini di erogazione, perché sì, va bene, facciamo cassa integrazione e quant'altro, il problema è che poi tutte queste cose si debbono tradurre in liquidità sul territorio. È stato dato il bonus di 600 euro nelle settimane scorse, è stata un'iniezione di liquidità che sicuramente non basta, ma è stata un'iniezione di liquidità sul territorio provinciale molto importante. Sono state fatte 47.000 e 500 domande più o meno, ne sono state erogate già in prima battuta 30.000 messe in pagamento, parliamo di 18 milioni di euro
di liquidità, di iniezione di liquidità, che sicuramente non è la salvezza. Noi attualmente abbiamo lavorato in stanze di cassa integrazione per oltre 20.000 lavoratori. E questo è un dato veramente allarmante. Ovviamente se la cassa integrazione come strumento di compensazione per un periodo funziona per come deve funzionare, bene, quindi se c'è la possibilità di ripresa. La mia preoccupazione è che se non ci saranno i supporti alle imprese oltre che ai lavoratori, si rischia che soprattutto, ripeto, nel nostro territorio, che sono piccole e piccolissime imprese, saltino le imprese, quindi poi non ci sarà più l'impresa che potrà occupare il lavoratore. Spero che arrivino più che le parole dalla regione, dal governo nazionale, arrivi la sostanza, arrivi l'aiuto concreto a questi artigiani che alla fine tengono il tessuto sociale della città, perché a parte il tessuto sociale piccolo che è in forte difficoltà, le grandi imprese, gli ammortizzatori straordinari, ordinari ce li hanno, quindi un periodo di compensazione più grande delle piccole imprese ce l'hanno. Proprio guardando alle decisioni che sono state prese con l'ultimo decreto, quindi il calendario della ripartenza, lo considerate penalizzante per un'economia come quella che può essere messinese, ma in generale un po' del sud Italia? Bisognerebbe dare la possibilità ai territori, al di là della restrizione nazionale, la possibilità di valutare territorio per territorio in base alle peculiarità, insieme al governo territoriale, quindi la prefettura e i vari livelli istituzionali, fare in modo di stabilire sul territorio quale attività potrebbero ripartire nel massimo della sicurezza. Non basta dire quale filiere parte, bisogna approfondire i soggetti e le imprese che partono, se hanno le condizioni e le caratteristiche per stare in sicurezza. Quindi bisogna avviare un processo anche di monitoraggio, no? In chiave ispettiva, ma che non sia un'ispezione mirata a danneggiare, ma che sia un'ispezione mirata a garantire tutti i livelli. Faccio un paragone banale: il barbiere di turno che ha un salone di 200 metri quadri, che potrebbe lavorare in estrema sicurezza una persona alla volta, che non riesce ad aprire perché non rientra all'interno di quei codici Ateco. Quindi bisognerebbe, secondo me, dare la possibilità. Noi stiamo lavorando nella speranza di poter anche noi riaprire le porte ai nostri associati per mettere tutto in sicurezza all'interno dei nostri uffici, a qualunque livello, dai servizi alle strutture di categoria. È veramente complicato reperire tutte le attrezzature sul territorio, perché secondo me quello che noi dobbiamo lanciare, e questo lo voglio lanciare in maniera molto chiara anche io come riflessione, cominciamo a fare economia col portafoglio, cioè vale a dire cominciamo a spendere soldi sul nostro territorio. Però siccome io dovrò in qualche maniera, come altri, riaprire la sede con tutte le precauzioni previste, nelle more in cui io non trovo sul territorio quello che mi serve, mi dovrò rivolgere aziende del nord, che devo dire sotto certi aspetti sono pronte a, già qualcuno ci ha fornito qualche preventivo, a fornirci l'attrezzatura nel giro di pochi giorni. Quindi bisogna aprirle queste riflessioni. Noi dobbiamo cominciare a spendere di nuovo sul territorio, bisogna fare sistema, bisogna abbattere le critiche, bisogna azzerare la polemica che in questa città vive quotidianamente. Si aspetta che qualcuno faccia qualcosa per parlare solo delle negatività. Proviamo a fare sistema una volta per tutte, probabilmente sarà anche questa un'esperienza che ci potrà portare un passettino in avanti. Non servono più polemiche. Polemizzare su tutto serve solo a dare spazio ad altri a fare ciò che vogliono, e la città rimane ancora più indietro degli altri. Meno polemiche e più proposte, ecco, vi assumiamo così. Grazie Nino Alibrandi, segretario della CISL di Messina, grazie mille. Grazie a voi.